Il PD padovano deve fare i conti con due sconfitte brucianti ad Este ed Abano, a cui si aggiunge quella di Vigo d'Arzare comune strappato dalla Lega. Ad Abano l'impresa sembrava più vicina dopo la vittoria a Montegrotto del sindaco Mortandello, ma Monica Lazzaretto sono mancati 400 voti per superare Luca Claudio. Siamo dentro un contesto difficile per il centro-sinistra e per il Partito Democratico. Su base nazionale direi, con effetti immediati anche sul Veneto e anche su Padova. Dispiace per Abano, dove Monica Lazzaretto ha condotto una battaglia molto dura e anche positiva secondo me. Evidentemente insomma, c'è stata una diffidenza anche dei cittadini di Abano più orientati al centrodestra nel dare un segno di svolta netto e affidare a Lazzaretto e al centro-sinistra la conduzione del comune di Abano. Se ad Abano è mancata la voglia di cambiamento, questa invece ha provocato il ribaltone ad Este, dove il centro-sinistra uscente è stato battuto dalla candidata leghista. Fra l'altro si vede che non ha funzionato l'apparentamento con la lista civica Este Sicura, e questo ci dice come probabilmente un centro-sinistra che ritorna vincente deve partire anzitutto da quel nocciolo duro ulivista, diciamo, ancorato ai nostri valori tradizionali, per discutere e parlare con i nostri elettori, con i ceti popolari, con i ceti più fragili in cui perdiamo consensi, e poi eventualmente estendere alleanze e prospettive. Ed è una riflessione che dovremo fare e che faremo a Padova e in Veneto. A pesare è stato anche l'astensionismo, maggiore rispetto al primo turno. Bisogna combattere per portare persone alle urne in maniera più importante, perché è democrazia. E perché una buona democrazia si regge su un tasso positivo di partecipazione al voto. E proveremo a farlo a partire dal referendum di ottobre.